tutti amici di TecnoAndroid, benvenuti alla video recensione di Ulefon Armor. Innanzitutto vorrei ringraziare lo shop tutto italiano di Geek Mall che ci ha fornito il sample. Si tratta di uno shop che ha la possibilità di procurarvi praticamente qualsiasi tipologia di smartphone e accessori, meglio definiti cinesi, con copertura ovviamente di garanzia italiana per 24 mesi. Il device che ho recensito in questi giorni non è uscito proprio da pochissimo tempo, non avevo pensato a testarlo finché non mi è stata data la possibilità di farlo. Si tratta di un rugged phone iper economico che per la fascia di prezzo di appartenenza devo dire se la cava piuttosto bene. Inoltre è carente sotto alcuni aspetti, ma ha un hardware che non è proprio tipico del classico rugged phone cinese iper economico con processore che lasciamo perdere. Questo si è comportato abbastanza bene. A livello estetico questo device ha letteralmente le sembianze del classico rugged phone, bordi, anzi piccole cornici arancioni per la variante che ho io, ma esiste anche totalmente nero, il back panel arancione anche quello, fatto letteralmente a strisce, possiamo definirlo in questo modo, sono settori di plastica molto dura fermati da delle viti. Di questi settori sono in totale 5, ne potrete andare a rimuovere solo e soltanto uno con il cacciavitino in dotazione per poter inserire le SIM e l'espansione di memoria, le altre invece sono fisse. Una cornice nera con delle trame in gomma molto molto rigida. Sul lato destro tasto SOS che consente di comunicare con 5 contatti, fino a 5 contatti in caso di emergenza potranno essere contattati con la semplice pressione del pulsante. Sempre più sotto sul lato destro troviamo l'otturatore per la fotocamera, sotto in metallo molto molto duro troviamo una specie di gancio che consente di attaccare lo smartphone alla cintura ad esempio tramite chiaramente dei laccetti, fermato anche questo con delle viti, letteralmente va ad interrompere la cornice in gomma rigida e può risultare parecchio comodo se ad esempio utilizziamo il device mentre lavoriamo. Sulla parte alta, tasto accensione e spegnimento, è coperto da un tappo ermetico a chiusura ermetico piuttosto profondo. Ci sono due ingressi, abbiamo l'ingresso jack audio da 3,5 mm e l'ingresso micro USB. Per usufruire di questi ingressi è necessario utilizzare unicamente gli adattatori all'interno della confezione, perché data la profondità proprio del tappo ermetico e data l'impermeabilità del jack dell'ingresso micro USB è necessario arrivare in profondità, di conseguenza gli adattatori inclusi in confezione sono più lunghi del normale. Questo potrebbe costituire un piccolo problemino in caso ad esempio di rottura, bisognerà ricomprare gli stessi. Sulla parte frontale, protetto da Gorilla Glass 3, abbiamo un display con risoluzione HD, un display che non è il massimo, è un display IPS che non è proprio fra i più luminosi che io abbia mai visto, di conseguenza si vede abbastanza bene all'interno, ma all'esterno con luce diretta nel sole ne perderete parecchio. C'è ad ogni modo la possibilità tramite Miravision di andare a settare le impostazioni, ma anche cercando di fare del proprio meglio, diciamo che non è il miglior display che io abbia mai visto, neanche gli angoli di visuale sono il massimo. Sulla parte alta del display ci sono capsule auricolare e camera frontale da 5 megapixel, sotto abbiamo in una prima fascia tre tasti a schermo non retroilluminati, non segnalati, sembra un bordo normale, in realtà ci sono dei tasti, e sotto in plastica rigida sono ripetuti gli stessi tasti di navigazione però in forma fisica, sono in plastica abbastanza dura proprio per favorire l'utilizzo in qualsiasi condizione del dispositivo. MediaTek 6753, l'octa-core con massima frequenza 1,3 GHz che è all'interno di questo dispositivo. Sicuramente non è processore top di gamma e non è neanche un octa-core troppo potente, ma non è neanche il classico processore che troviamo in device poco più che entry level. Inoltre ci sono 3 GB a supporto del dispositivo e si sente che non c'è poca RAM perché il device non ha l'abitudine di bloccarsi come con molti terminali cinesi mi è successo. 32 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD sino a 128 GB. Android Mesh Mellow su questo Ulefon Armor, non particolarmente personalizzato a livello di bloat o particolari cambiamenti, l'interfaccia è
praticamente stock in termini di navigazione, però c'è un Icon Pack che veramente non mi fa impazzire, quindi ovviamente l'ideale sarebbe poi andare a stravolgere un attimo il design, magari cambiare launcher. Per il resto, proprio la non presenza di bloatware contribuisce ad avere una user interface abbastanza snella, abbastanza fluida, e il dispositivo non ha laggato praticamente mai, si è comportato abbastanza bene. Ovviamente si tratta di Mesh Mellow, non è l'ultima versione del sistema operativo, però tolto questo non ci sono particolari bug. Un piccolo difetto l'ho riscontrato durante l'utilizzo, ma non è da imputare al sistema operativo, è da imputare piuttosto a un discorso di touchscreen. Ogni tanto il touch diventa ipersensibile, non so se magari può essere considerato un discorso software, perché sotto sotto è stata aumentata la sensibilità del touch, è stata portata all'estremo per consentire l'utilizzo ad esempio con mani sporche o bagnate, perché in teoria quello si può fare. Ma sta di fatto che ogni tanto diventa più sensibile del normale, bisogna regolare il tocco per evitare, ad esempio, se stiamo scrollando su Facebook, di fare un giro enorme avendo fatto una minuscola pressione. 3500 mAh di batteria che accompagnano il dispositivo durante tutta la giornata. La batteria gode di buona autonomia, chiaramente complice il fatto che il display sia un 4,7 pollici con risoluzione HD, quindi non è questa grande difficoltà, non c'è questa grande difficoltà ad alimentare questo display. Si riesce a coprire abbondantemente con 5 ore di utilizzo l'intera giornata con questo rugged phone. Ovviamente sono presenti tutte le modalità di risparmio energetico del caso offerte dalla stock di Mesh Mellow. Giocare con questo device non è certamente vietato, ma ovviamente non si tratta di un dispositivo, soprattutto per il fatto che ha un display piccolo votato al gaming. Ad ogni modo, Dead Trigger 2 è scaricabile, ha bisogno dei suoi tempi per caricarsi, ma una volta caricato più o meno si riesce a giocare senza problematiche particolari. Ne approfitto per farvi sentire anche l'audio di questo dispositivo mentre vediamo come gira il gioco. Un audio che proviene da uno speaker audio, ahimè posto evidentemente per una questione logistica di organizzazione interna del dispositivo, sul back panel. Tutto sommato l'audio, sebbene lo speaker sia mono, sebbene sia uno speaker impermeabile, si sente abbastanza bene. Ovviamente dopo che lo tirate fuori dall'acqua, magari per fare delle prove, per la prima mezz'ora a seguire non aspettatevi di poter sentire nulla. Fotocamera principale da 13 megapixel con flash LED, fotografie discrete, sufficienti, con buone condizioni di luminosità, non ci sono stati problemi particolari, ovviamente non è un camera phone, ma man mano che cala la luce calano drasticamente le prestazioni anche di questo sensore. Anche i video girati in massima risoluzione HD confermano il fatto che non sia minimamente votato all'essere un camera phone questo device. Ovviamente manca la stabilizzazione ottica, ma mi sembra anche assurdo andarlo a sottolineare. Diciamo che la fotocamera c'è, ma per andare a coprire ovviamente bisogni del momento. Massima connettività LTE, banda B20 presente, una ricezione un pochino sotto la media, ha difficoltà quando non c'è grande ricezione, grande campo, a prendere e mantenere la connettività 4G. Per il resto in chiamata non ho avuto nessun problema né a sentire né a farmi sentire dall'interlocutore, funziona senza problemi. Presente wifi, bluetooth 4.0 su questo dispositivo, presente anche l'NFC che non sempre è presente su device economici, GPS con AGPS e GLONASS. Navigazione web con il browser preinstallata che non crea grossi problemi, non ci sono stati mai problemi di sorta a navigare, chiaramente connettività wifi del caso permettendo. La tastiera per la digitazione invece è la tastiera stock di Google. Luminosità, prossimità, giroscopio, accelerometro e bussola, questa è la suite dei sensori all'interno di questo dispositivo. Il regolatore di luminosità automatico riesce abbastanza bene a regolare la luminosità del display con tempi piuttosto brevi, non ho avuto problemi neanche con accelerometro e giroscopio, la suite è abbastanza completa. Un dispositivo che sicuramente ha bisogno che si scenda a compromessi per dare il massimo. Il primo dei compromessi è sicuramente il display, poi non è un camera phone, ma per
per il prezzo che ha, ha un, secondo me, rapporto qualità prezzo ottimo, perché scendendo a questi compromessi che ho citato durante la recensione avrete a disposizione un dispositivo sicuramente molto più resistente della norma. Gli stress test che vi ho fatto vedere a inizio recensione chiaramente vanno ad esasperare situazioni che realmente possono verificarsi. Ho preferito non fare drop test esagerate ai limiti della rottura del terminale perché non avrebbe senso, l'ho fatto per farvi capire che effettivamente con una cifra non eccessiva avrete la possibilità, se per esempio il vostro lavoro ve lo richiede, di avere un dispositivo molto interessante. Mi è piaciuta particolarmente la cornice in gomma rigida che sui quattro angoli ha uno spessore abbastanza doppio, tale da evitare che cadendo sull'angolo si possa toccare e rompere il display. Un iPhone Armor mi è piaciuto quindi in definitiva, pur dovendo, ripeto, scendere a qualche compromesso. Bene amici Tech Android, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!